Alessandro Marata, architetto del Consiglio Nazionale degli Architetti, tutto è pronto per l'edizione numero 50 di SAIE 2014. Voi, come Consiglio Nazionale degli Architetti, sarete presenti perché? Perché cosa volete comunicare? Saremo presenti anche quest'anno, come nella scorsa edizione, per contribuire soprattutto al lavoro di rinascita della città, che è uno dei temi prevalenti anche di questa edizione. C'è un tema che vi è caro e soprattutto una terza edizione di un evento molto importante, si chiama Riuso, è un acronimo, di che cosa si tratta e perché lo presentate per la terza volta al SAIE? Beh, Riuso è un acronimo di rigenerazione urbana sostenibile, è un programma che, del quale nel SAIE presenteremo i risultati finali del premio, e che è una call di progetti internazionale alla quale l'anno scorso hanno partecipato più di 400 progettisti. E con, diciamo così, è un tassello finale anno per anno, annuale, della dimostrazione che la rigenerazione delle città, il riuso, è una risorsa anche per l'economia, non solo per la filiera dell'edilizia, ma per l'economia tutta. Che tra l'altro, diciamo così, si abbina alla nuova tendenza della limitazione del consumo del suolo, progetti di legge al quale stiamo partecipando e che sono in corso attualmente. Insomma, è un appuntamento a cui voi tenete particolarmente, sperate nella partecipazione, come l'anno scorso, 400 partecipanti non sono un bel numero. Certo, sicuramente avrà successo come lo scorso anno, i temi sono quelli della densificazione della città, del retrofit energetico, del riuso dei brownfield, delle aree dismesse, tutti i temi, diciamo così, di carattere ambientale che riconducono la rigenerazione entro i termini della corretta progettazione, è diventato tema ormai ineludibile.